Eccoci ragazzi, ecco. Allora, questo è il punto, forse uno dei punti più suggestivi del Cammino di Santiago. Questa è una chiesa, una cattedrale, perché è veramente molto, molto grande, abbandonata. Di conseguenza è stata adibita all'ostello. Ed è l'unico, ovviamente si tratta di una chiesa sconsacrata come minimo. E questo, ci stiamo, anch'io non ci sono ancora andato, cioè è la mia terza volta questa che vengo qui, però in questo cammino sto entrando con voi. E qui non c'è corrente elettrica. Una notte, ci ho anche pernottato, è stata una notte estremamente affascinante, devo dire. Guardate, allora, cosa faccio? Entro di qua, guardate, entro di qua perché qui abbiamo incontrato quel signore straordinario, veramente una persona italiana che vive qui, che è veramente, cioè, è stato un incontro, ero anche con Vera, un incontro magico, proprio magico, una persona avanti, 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 anni luce. Guardate, tutte queste cosine, no? Questi ruscelli, questi bric-brac, no? Che sono qui, li ha fatti lui. E misi anche un sassolino l'altro anno, vediamo un pochino se c'è sempre. Il punto, mi disse appunto di lui di prendere un sassolino e di metterlo in un punto che secondo noi sembrava giusto. Allora, io non lo ricordo, comunque era. Guardate la bellezza di quest'albero, albero meraviglioso, che è morto ma allo stesso tempo vivo, ancora continua a vivere. Non mi ricordo proprio. Voi vedete questo legno che sembra la testa di un cane, di un drago, ci si può vedere un po' di cose, infatti l'occhio è stato disegnato per enfatizzare questa sagoma. Non mi ricordo proprio dove ho messo il sassolino, comunque vedo che qui l'acqua se l'è portata un po' via tutti. Vabbè, comunque tanto. Ah, questo è il labirinto! Questo è il labirinto, me ne aveva parlato del labirinto. Il labirinto è. Mi sa che. No, non so dove. Sicuramente, vabbè, forse addentrarsi là dentro, però insomma, non so. E i labirinti che vediamo, ce n'è anche un paio, si trovano nel Cammino di Santiago, in questa tratta tra l'altro. Che per ah, qui è chiuso, passiamo dall'altra parte. E percorrendolo si ha una sorta di, non voglio dire vertigini, però comunque sicuramente un'alterazione, ecco, della coscienza. E di conseguenza, guardate che belle queste mura, vedete queste finestre che sono ovviamente senza vetri, senza vetrate. Immaginatevi come poteva essere questa cattedrale, un po' nel deserto, proprio una cattedrale nel deserto, mi sento di dire, perché comunque questo è un posto sufficientemente isolato. Ora magari mi fermo, mi rinfranco, farò una. Buon dia! Buon dia, è staserado? È staserado? Ah, bueno, ma c'è sempre l'ostello? Non c'è più ostello? Non c'è l'ostello? Sì, hai alberghi, però Alberg? stasera che sto infermo, Ah, è fermo. e sto sperando per un amico che mi Ah, leva no, non sta l'ostellino, bene. Ah, bueno. perché mi sento super male. Ah, bueno. Sono un po' di anni dormito. Bueno. Ok. Buon dia. Buon dia, perdona, No problema. Allora, niente, è chiuso. Mi dispiace tantissimo. Forse è stato anche. Lui non si sente bene. Situazione un po' geriatrica questa, se mi concedete. Lui non sta bene. Questo era un ostello e chiuso. E quindi sono indietro, ma non c'è nemmeno più il signore. Allora, io so dove abitava il signore, me l'aveva spiegato dove abitava. Comunque, va bene. Comunque, guardate, bello l'arco, il cane che abbaia inutilmente a un camion. Bueno,
E questo è comunque uno dei pezzi più suggestivi, amico, uno dei pezzi più suggestivi del Cammino di Santiago. Peccato, è diventata quasi, non lo so, non riesco a capire se è un qualcosa di turistico. No, non riesco a capire cosa sia successo. Questa è la cisterna dell'acqua, perché non c'è nemmeno l'acqua. Ecco, niente, peccato, era. Ho fatto quasi il cammino per dire vado lì dentro, così rivivo quei momenti, perché ma non, starci dentro è veramente incredibile. Queste sono ancora le pareti, questa chiesa, questa cattedrale, incredibile. E niente, continuiamo il nostro cammino da qualche altra parte. Bueno, allora, lui sta qui, quel signore italiano. Guardate, mi allontano un po', vi faccio vedere un po' questa cattedrale. Guardate che bella. Niente, proseguiamo il nostro cammino. Sono a metà, ho fatto 16 km, ne mancano altri 16, 32 km per oggi. Comunque poi farò un secondo video, perché vorrei dire alcune cose. Ciao raga, a dopo. Eccoci ragazzi. Allora, un consueto appuntamento, già consueto, insomma, l'ho reso io consueto per quanto riguarda il mio. Aspettate che aprirò il telefono. Per quanto riguarda il mio viaggio, questo cammino al di sopra delle mie nuvole, no? Come l'ho definito. Ed è stato dedicato, oggi è stata in realtà la tappa che va a toccare con una certa precisione, va a toccare proprio una delle condizioni, diciamo, più pervasive per quanto riguarda la mia indole, no? Quindi una ferita emozionale su cui adesso ho deciso di fare i conti, ho deciso di affrontarla. Come farlo non lo so, però in realtà dico spesso, no? Che ogni qualvolta, perché non si pensa sempre che la strategia sia quello che poi alla fine fa la differenza, ma in realtà non è la strategia, è l'intento. Poi il mondo, diciamo, si amalgama un po' attorno a questa intenzione, no? E ne fa caratteristica. E quindi quello che ho cercato di fare, il mio intento era quello di dire: bene, vado a fare il Cammino di Santiago, sapendo perfettamente della magia che racchiude questa esperienza, che non è l'esperienza del pellegrino per quanto mi riguarda. Infatti non prenderò la Compostela, non l'ho mai presa, e non farò nemmeno non ho nemmeno il libretto delle credenziali, per chi lo sapesse. Sia il libretto, ecco, cerco di mettermi il microfono più vicino perché qualcuno ha fatto notare giustamente che l'audio è un po' basso. E le credenziali sono, è una sorta di Green Pass, insomma, mi rimando a questo, per cui non lo voglio. È un libretto dove tu tutte le volte che vai a un bar, vai in un albergo, in un ostello, ti danno questo timbro e testimonia il tuo passaggio, perché poi con tutte queste credenziali puoi andare a richiedere la Compostela. Il minimo che si possa fare per avere poi la Compostela sono 100 km, per i ciclisti 200 km, e quindi 100 km a piedi, 200 km in bici. E poi ti danno questo documento, che è molto simbolico in Spagna, tant'è vero che viene richiesto anche in certe assunzioni. Una persona che mostra un curriculum dove comunque presenta anche il Cammino di Santiago viene considerata migliore. Ora io non entro in merito, però comunque, diciamo, loro fanno così. Bene, allora, questo cammino era dedicato alla mia ferita emozionale. Non sapevo da che parte rifarmi, sapevo solo di dover andare, partire e fare qualcosa. Allora, primo appuntamento ce l'ho avuto
questa puntata si chiama Come se fosse morte. Ce l'ha avuto con la morte, ho voluto fare una simulazione di quello che accadrà quando farò un passaggio, sarò cosciente, mi troverò in un'ambientazione differente rispetto a quella con cui ho vissuto per tanti anni. Ci sarà una luce, non ci sarà la luce, avrò paura del buio, sarò in compagnia di me stesso, sarò in compagnia dei miei demoni, sarò in compagnia dei miei angeli, che ne so. Nel momento in cui stavo pensando questa cosa, e pensate con la torcia, perché ero nel buio più presto, perché questa mattina mi sono alzato alle 4, cioè mi sono alzato alle 3, poi alle 4 ero in cammino, quindi una sistemata, una doccia, fai i bagagli, sistema gli zaini, fai tutta una serie di cose, cioè da fare molto. Quando si fa il cammino di Santiago hai sempre qualcosa da fare, non è mai un momento in cui hai molto spazio libero, ecco, diciamo. E niente, mi sono buttato, tuffato in questo nero. E la prima volta che l'ho fatto è riferito a l'altro anno, perché poi in maniera così precisa l'ho fatto l'altro anno. Ho avuto tantissima paura. E il mondo si era anche un po' organizzato per farmi ancora più paura. Per esempio, ero in un ostello, mi ero dimenticato di fare acqua, per cui non sapevo come prendere l'acqua. L'acqua, ragazzi, è fondamentale, perché tu considerate che adesso ho fatto 16 km, 17, non so, avrò bevuto ma forse 4 litri d'acqua, perché comunque bevi di continuo, perché sudi, perché l'acqua ti consente anche un qualcosa che è quasi un totem, un punto di riferimento, no? Non so come definirlo, però comunque ti dà sicurezza il fatto di avere acqua, ecco. E infatti, e quindi senza partire senza acqua è veramente arduo. Poi insomma, sono partito anche in quel caso, partì la mattina molto molto presto, perché era veramente buio, come oggi, come questa mattina, e ero terrorizzato. Effettivamente sono andato avanti, però visto che mi mancava l'acqua, l'unica fontanella disponibile qual era? Era quella attaccata a un cimitero di periferia, no? Immaginatevi questo caseggiato, nemmeno un paese, un caseggiato con una decina di case, 200-300 metri fuori il cimitero con la fontanella. E quindi sono avvicinato a questo cimitero, è stato il rifornimento d'acqua più lungo della storia dell'umanità per me, e sentivo in maniera amplificata qualunque tipo di rumore. Poi anche in quel caso mi ricordo un gufo per dirmi forse che lì c'era posto suo, che era una zona sua, mi ha detto una botta d'ali, non mi ha toccato, però solo lo spostamento d'aria, ragazzi, posso garantire che ripensarci c'ho ancora la pelle d'oca, anche perché non me l'aspettavo, e quindi è stato veramente un gufo a un'apertura alare che io penso rasenti il metro, cioè insomma è un gufo civetta, non so, che sono un ornitologo, però comunque veramente molto grande. E quindi più che avevo paura, più che comunque il mondo aveva obbedito alla mia preghiera, no? Che io non sapeva essere involontaria al mondo, però si è messo lì sornione, dice sentiamo un pochino Nali cosa vuole. Nali vuole, ma paura, costruiamo lì una situazione, uno scenario di paura, minchia, finché non è venuto il sole mi sono cagato in mano. Questa volta no, stavolta ho detto bene, tanto è una simulazione di morte, quindi io vado ora adesso a morire, nel caso in cui dovessi morire, ora chiaramente sono ben consapevole di non rischiare la vita. Però insomma, rischiare la vita, insomma, parliamone, però comunque sicuramente, ecco, non è questo che vale in guerra, ecco, diciamo. Però allo stesso tempo mi ero proprio abbandonato all'idea di morire, e quindi in questo buio impenetrabile. Poi non so se lo sapete, però la notte in campagna ci sono delle piccole particelle di umidità che creano una sorta di nuvola attorno alla luce. Io avevo una luce, ecco, avevo una luce, frontalino si chiama,
e quindi c'era questa nuvola. Quindi in realtà non è che riuscisse a vedere molto in lontananza, ecco, diciamo, riusciva a vedere, diciamo, in un raggio di una sfera di 3-4 metri, anche attorno a me. E boh, comunque poi c'era anche molto vento, quindi quando il vento soffia sugli alberi fa un fragore che è incredibile, rumoroso, fa paura anche. Però ero proprio, anzi immaginavo un po' di cose del tipo, questo è transurfing, perché comunque Vadinzera dice abbandonatevi alla sconfitta per togliere tutti i potenziali superflui, che mi immaginavo anche un lupo che veniva a cui io davo subito la gola per non soffrire e via. Capisco che questo è un pensiero tetro, però era un mio modo per dire, beh, non dov'è il problema, un morsacchiotto sulla gola, ciao, ci si rivede alla prossima occasione. E ovviamente non c'è stato il lupo, non c'è stato un motivo di temere un lupo, e è andato tutto per il verso giusto. Poi si è alzato il sole, ho fatto 2 ore e mezza all'incirca di buio, poi crepuscolo, poi il sole, insomma il sole. Adesso un pochino più soleggiato, a dire il vero, perché fino a un'ora fa era nuvoloso, boh, però comunque niente, ne siamo usciti. È stata una bella esperienza, è stata un'esperienza che, come tutte le esperienze, sono in grado di maturare, col senno di poi. Le esperienze molto spesso, quando si ricerca una matrice razionale, che è in un paesino dimenticato da Dio, veramente, ho visto. Cioè, 2 ostelli, anzi uno, perché uno è chiuso. Hanno risentito un po' del post-Covid questi posti, e nonostante sia comunque sempre molto inflazionato, no, diciamo inflazionato lo era, molto visitato, ecco, il Cammino di Santiago, però comunque rispetto a prima era veramente una cosa incredibile. Intanto qui vediamo piante coltivate, questi sono, addio, non mi ricordo, minchia, ah, girasoli, e questi sono di grano. Questi sono i girasoli che, quando normalmente il cammino lo faccio sempre di luglio, e allora ragazzi dovete sentire cosa si prova a camminare accanto a questi letti di girasoli, che sono meravigliosi, veramente. Ecco, dobbiamo un po' rientrare a contatto con questi aspetti naturali, no? C'è il gusto, il piacere, il bello, invece che ci sia propinato compulsivamente attraverso uno schermo, attraverso storie narrative. Il bello dovrebbe essere un po' conquistato, dovrebbe essere un po' frutto di maturazione, il bello. Maturazione, me lo vado a conquistare. Ora io andrò a vedere questo paesino, cioè a vedere, in realtà prenderò un curtado, un caffè, poi me ne rivado perché mi manca ancora molto. E però questo paesino, io quando ci starò dentro sentirò delle cose, i suoi abitanti, le mura, l'architettonica. Questo è un paesino molto molto curato, Ora poi farò sicuramente delle foto poi. E è molto differente se io ci fossi andato in macchina. Brum 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 brum, vado lì, posteggio, pago il posteggio, esco fuori. Non è uguale, veramente. Non è veramente uguale, è proprio un'altra cosa. Quindi il fatto di meritarsi mi rimanda un po'. Meritarsi è una parola che non vorrei usare perché mi rimanda un po' al gioco della schiavitù, no? A cui siamo un po' abituati, purtroppo, cioè non siamo abituati, cercano di abituarci. Però il bello dovrebbe essere conquistato, cioè dovrebbe essere, non ce ne dovrebbe essere molto, perché altrimenti se no si confonde, diventa banalità, quando invece il bello è veramente importante che non sia banale. E poi dovrebbe essere conquistato, no, anche conquistato non mi piace,
dovrebbe essere raggiunto nemmeno. Ma sono sicuro, mi avete capito, magari voi siete in grado di usare, di trovare una parola migliore di queste, che ci vuole veramente poco migliore di queste, però che ho usato io. Però ecco, dovrebbe essere un qualcosa, il bello che ti vai a raggiungere. E quindi qui impari un po' questa cosa. Poi i sensi sono tutti coinvolti, l'olfatto, ne ho parlato ieri, dell'importanza dell'olfatto, la vista, questo verde, questa natura. Quando stai a contatto con tanta natura, dici, cazzo, ma quest'erba è un'erba che a parte bellissima con questo vento, però diciamo, visto che non ha utilità, uno dice, vabbè, cazzo me ne frega l'erba. Però in realtà dal punto di vista dell'erba non pensa così, pensa minchia, sono bellissima, sono utilissima, mi piaccio, anzi no, utile non interessa nemmeno, sono fantastica. Così, e questa è venuta su da sola, senza l'ingerenza di nessuno, e questo ti mette un po' in questo stato in cui ti disintossichi un po' dal pensare che il sistema sia un po' ovunque quello che fai. Ecco, questo ti libera. Questa passeggiata, non il cammino di Santiago, a mio modo di vedere, inteso come pellegrinaggio, perché non sono credente, quindi. Anzi, e so perfettamente essere una cosa a sfondo assolutamente commerciale. Poi trovi delle persone meravigliose, si vede che hanno un'abnegazione. È anche una dedizione nel curare gli ostelli, l'albergo e quello che vuoi. Però sappiamo che è una situazione commerciale. Bueno, allora, quello però che ti rilascio questa esperienza, guardate ragazzi, che meraviglia, faccio un giro a 360 gradi. Quello che in pratica si respira, questa cosa qui, questo senso di libertà, sei più libero di testa. E considerate che la schiavitù che loro cercano di perpetrarci non lo fanno perché la impongano, lo fanno perché trova terreno fertile su un modello, un uccellino. Vedete? Lì nel fosso, che bello che è! Si sta riparando, dice che vuole questo pelato. Vedete che bello? Non so se si vede, ragazzi. È meraviglioso. Madonna, che bello. Quanti uccellini ci sono? Topolini che attraversano la strada. E quindi loro creano una condizione di schiavitù che anche quando cerchi di neutralizzarla usando le loro armi, no? Tipo le elezioni, in realtà la si alimenta senza rendercene conto. E adesso sarebbe molto più difficile schiavizzarci. Ecco, una persona che è stata così a contatto con la natura, che rimanda un po' a quella che è una corrente filosofico-religiosa che è il panteismo. Quando una persona si ricongiunge un po' alla madre terra, appartiene molto meno al sistema. E quindi per il sistema è più difficile poi dargli ad intendere alcune cose o creargli delle suggestioni che poi segnano ovviamente l'inizio di un percorso da schiavo, semplicemente perché si è costretti a reagire piuttosto che a creare. Di fatto, insomma, la matrice per cui ci rendono schiavi è la tecnica sempre la stessa, alla fine. Bene, ragazzi, grazie della vostra attenzione e anche della vostra compagnia e ci vediamo alla prossima.